rimuovere Conte Giorno. Perché è inadeguato. Coprite, coprite. Lo ha detto De Masi. Coprite, coprite con le vostre storielle. Ma l'ha detto De Masi. Tre giorni a dire storielle per fare. Aspetta, 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 occhio iello. Innanzitutto vorrei precisare, Grillo mi aveva riferito di queste telefonate, quindi vorrei chiarire che noi siamo una comunità, lavoriamo insieme, quindi ero stato informato di queste telefonate. Beh, io lo trovo sinceramente grave, grave che un premier tecnico che ha avuto da noi sin dall'inizio l'investitura per formare un governo di unità nazionale si intrometta nella vita di forze politiche, che lo sostengono peraltro. No, attualmente non è in calendario, ma dal mio punto di vista è necessario che ci si veda il prima possibile. Penso che vadano fatte alcune riflessioni, penso che non vadano fatte polemiche, a maggior ragione che non vadano fatte a mezzo stampa, e che invece ci si debba vedere e parlarsi con chiarezza per capire come si vuole proseguire, guardando avanti più che guardando indietro. Io per carità ho letto insomma alcune dichiarazioni che ho considerato, mettiamola così, ingenerose, e alcune cose che non ho compreso. Leggo oggi un'intervista di un esponente di Forza Italia che dice bisogna liberarsi di Fratelli d'Italia. Vorrei sapere se è la linea ufficiale di Forza Italia oppure no, non lo credo ovviamente, però insomma penso che quella poi sia la grande domanda alla quale bisogna rispondere tutti quanti insieme. Vogliamo lavorare seriamente per governare insieme o ci si lascia spazio per altre soluzioni? Questa è l'unica risposta che io attendo, e sul resto tutto si risolve insomma. Il Covid è ancora purtroppo una sfida di queste settimane e dovremo anche prepararci per una campagna di vaccinazione in autunno che deve vederci ancora protagonisti, chiaramente con i vaccini adattati alla nuova variante. Però questi due anni così difficili che abbiamo vissuto sulla nostra pelle e che a me mi hanno fatto nascere un po' di capelli bianchi, ero ragazzo quando ho iniziato questa esperienza, ma è stata una prova davvero durissima come potete immaginare, però io penso che abbiano cambiato alcune cose nel profondo e oggi ci offrono quella clamorosa occasione di cambiamento. Well, first of all, what has happened now is perhaps the quickest ever process so far. The fact that we just weeks after they applied for membership can invite them. So it's harder to imagine any quicker process so far. And that's a good thing, because we face a very critical security situation in Europe. And it also sends a very clear message to President Putin that NATO's door is open. You have to remember that in December last year, President Putin put forward so-called security treaties to be signed with NATO. And one of the most important messages from President Putin there was that he was against any further NATO enlargement. He wanted less NATO. Now President Putin is getting more NATO on his borders. So what he gets is the opposite of what he actually demanded. Oh, bienvenue! Oddio! Ragazzi, reggi un po' qua. Pardon, per me se levate. Eccolo il sacchetto! Oh, mamma! Ambrogliosa! Allora, è piaciuto il film? Ti è piaciuto? Oh, popcorn o un bello connetta mammellata?